Buonasera, buonasera a tutti coloro che ci stanno seguendo da remoto. Io ovviamente ringraziamento innanzitutto ai nostri ospiti, l'autrice del libro Valeria Termini, Emanuele Felice e Elly Schlein. L'incontro di questa sera ha come oggetto la presentazione del libro, faccio vedere, Energia, la grande trasformazione, il nostro regista ce l'ha messo in primo piano, di Valeria Termini. Io devo precisare però una cosa in questo caso, che la presentazione di questa sera non nasce da un'iniziativa dell'autrice, ma nasce da una decisione proprio nostra, della Casa della Cultura, perché dopo aver letto il libro abbiamo trovato, questa è un po' la mia convinzione, che il libro dovesse essere discusso, perché conteneva delle tesi particolarmente forti e ci sembra anche particolarmente utili per entrare nella discussione di oggi. Li assumo in due parole perché mi hanno davvero molto colpito. La tesi molto secca di Valeria è che noi non è che stiamo attendendo una grande trasformazione energetica di cui ci sarà, c'è, ci dovrebbe essere assolutamente bisogno. La tesi di Valeria è molto più secca. Noi siamo già dentro una grande rivoluzione energetica e aggiunge con molta secchezza che siamo dentro una rivoluzione inarrestabile. E di questo tutto il libro poi argomenta con la forza di argomentazione e la competenza di Valeria Termini sulla materia, che c'è una grande rapidità di questo cambiamento, che c'è una crescita strabiliante, questo è esattamente l'aggettivo che usa Valeria, delle energie rinnovabili, insomma, via dicendo. Poi devo dire, non si limita a questo, perché in realtà poi sposto ulteriormente il ragionamento, sottolineando tutte le implicazioni di grande portata che questo porta con sé, non solo per quanto riguarda il cambiamento delle strutture produttive, ma anche per quanto riguarda le geopolitiche. Annota cose interessantissime sulla Cina, sui paesi attualmente produttori di petrolio. Insomma, apre uno scenario di grande cambiamento che invita fortemente alla riflessione. Vedete, queste poche parole che ho detto, una tesi forte, sviluppata con competenza, con passione, qualcosa di cui mi sembrava assolutamente necessario discutere. Se è vero, se c'è un eccesso di ottimismo in Valeria, questa è la prima domanda ovvia, perché se è vero, è chiaro, è qualcosa di enorme che ci sta accadendo, dobbiamo prenderci le misure necessarie per stare dentro questi processi e via dicendo, insomma, e poi le implicazioni di tutto questo su di noi, sull'Italia, sulle politiche economiche, come vedete, questione davvero affascinante. Per discutere abbiamo con noi due autori, mi sembrava che potessero perfettamente le loro voci combinarsi per portare la discussione al giusto livello. Elly Schlein, che abbiamo conosciuto a suo tempo perché ha guidato la lista Emilia-Romagna coraggiosa, quella importante campagna elettorale che è stata in Emilia-Romagna, e attualmente vicepresidente della giunta dell'Emilia-Romagna. In realtà però Elly Schlein è anche nota come ecologista, come donna fortemente impegnata nelle battaglie per la sostenibilità ambientale, una voce che assolutamente ci doveva essere, sono molto interessato a sentire la sua valutazione su queste tesi forti, ed Emanuele Felice, che io ringrazio, il nostro ospite più volte in Casa della Cultura e che è attualmente anche la responsabilità delle politiche economiche del Partito Democratico. Quindi incrociando, come dire, le due voci possiamo avere un quadro davvero di grande interesse nella discussione. Io non aggiungo altro e do direttamente la parola a Elly Schlein per entrare nel merito della discussione. A te la parola, Elly. Grazie mille Ferruccio, volevo ringraziarvi davvero per questo invito al confronto su un libro interessante e importante dalle tante sfaccettature come quello che ha scritto Valeria Termini e che discutiamo stasera e saluto naturalmente sia l'autrice che Emanuele. Allora, parto dalla tesi, ringrazio naturalmente anche la terza che ci fornisce insomma, questo stimolo alla discussione. Ma parto dalla tesi che hai così sapientemente provato a sintetizzare, anche se è una tesi che ne contiene molte altre nello svolgersi del libro. Però effettivamente dici, c'è un eccesso di ottimismo? No, a mio avviso non c'è un eccesso di ottimismo, ma un'analisi lucida di quello che sta accadendo. Siamo in un'epoca di straordinarie trasformazioni.
La pandemia ha travolto come crisi simmetrica, non nel senso che abbia colpito ugualmente nei vari paesi europei, ma nel senso che ha colpito almeno, cioè, tutti i paesi europei, e quindi, diversamente da quella del 2008-2009, già ha un elemento di diversità che è un po' come diceva Jean Monnet quando ci ricordava che nella sua previsione l'Europa si sarebbe forgiata nelle crisi. Ecco, un po' forse stiamo vedendo il verificarsi di quelle parole. Lo dico da ex europarlamentare, quello che sta accadendo a livello europeo, che accade da marzo in avanti, certo con una punta di ritardo rispetto all'esplosione della pandemia nel nostro paese e in particolare nella nostra regione, così come Lombardia e Veneto, è però una svolta estremamente significativa. Io ricordo che nella legislatura precedente eravamo in pochi, ci contavamo sulle dita di due mani gli eurodeputati che chiedevano di ripartire rispetto alla crisi economico-finanziaria con un Green New Deal, no? Quindi un piano di investimenti trasversali, no? Che guardassero alla rotondità dei bisogni delle comunità, dei territori, di come stanno cambiando, ma tenendo come faro l'intersezione tra, diciamo, diseguaglianze e clima. Poi ci ritorno su questo elemento, però oggi questo è un programma della Commissione che permea tutti gli strumenti di programmazione, non solo la scelta coraggiosa di aver voluto orientare le risorse del Next Generation EU, un pacchetto senza precedenti, perché complessivamente tiene un bilancio europeo rafforzato e questi 750 miliardi di investimenti, e li orienta coerentemente al futuro, cioè li orienta a tre priorità intrecciate che sono la transizione ecologica, la trasformazione digitale e la coesione sociale, da non dimenticare, perché meno citata, lo avrà notato anche Emanuele, no? Nel dibattito viene meno citata, ma è ugualmente importante, no? Come sforzo trasversale, nel dibattito politico in particolare. Ecco, questo è un elemento di grande svolta. Io devo riconoscere alla Commissione, a cui quando necessario non ho mai fatto mancare una critica, di avere tenuto, rispetto anche alle forze della conservazione che emergono anche tra le pagine del testo di Valeria Termini, tanto più in un momento come quello di ricostruzione post pandemia. È chiaro che le forze della conservazione tenderanno in parte a dire: ma non è adesso il momento di cambiare radicalmente il modello, adesso è il momento di rimetterci in pista come sappiamo e poi vedremo. Ecco, sarebbe un errore madornale. È vero che però cogliamo dei segnali significativi di cambiamento anche su questo. Una parte della finanza si sta riorientando verso investimenti di impatto e di sostenibilità. Guardate, prima di collegarmi con voi, mi è capitato di leggere, ve le voglio consegnare come anche provocazione. Oggi a Davos si è sentita questa frase, no? Che è, la stavo leggendo prima, e dice sostanzialmente: la pandemia ci ha messo di fronte a una tale crisi esistenziale da indurci ad affrontare con maggiore determinazione la minaccia globale del cambiamento climatico, destinato come la pandemia a cambiare le nostre vite. È il presidente di BlackRock, da prendere con le pinze naturalmente, perché tra la svolta green e il greenwashing è un attimo, però è significativo che oggi la critica al capitalismo, no, è arrivata da Macron in quella sede. Non so se avete visto anche le sue affermazioni sul fatto che c'è stato un fallimento del modello, fallimento evidente, segnato soprattutto dalla insostenibilità. Valeria Termini nel libro ci dà anche riferimenti storici che ci aiutano a mettere in prospettiva quello che sta accadendo. Sarebbe la terza volta, dopo il carbone, no? E dopo il petrolio, che l'energia traina un elemento di svolta epocale, no? Che toccherà l'organizzazione industriale, l'organizzazione del lavoro, ma anche le abitudini di vita quotidiana delle persone. Ecco, coglie questo quindi momento molto significativo di cambiamenti. Ora, la questione energetica, che è al centro di questo libro, è anche una questione democratica, non dimentichiamolo mai. Troppo spesso anche la geopolitica è stata segnata dalla dipendenza energetica rispetto alle fonti fossili e quindi alle vicende alterne delle relazioni internazionali dei nostri paesi e dell'Europa tutta verso i paesi da cui ci approvvigioniamo di queste fonti. Quindi lavorare di più sulla transizione energetica vuol dire in qualche modo essere, contribuire anche a essere molto più liberi da condizionamenti che purtroppo in questi anni hanno segnato molte vicende. Se andiamo a vedere la sovrapposizione delle mappe, dei conflitti che si stanno inasprendo, soprattutto penso al continente africano, al Medio Oriente, e quella mappa che cosa ci racconta? Ci racconta una connessione molto stretta col tema energetico e col tema climatico, no? Laddove le risorse scarseggiano, siccità, desertificazioni, penso alla linea che divide il deserto del Sahara, abbiamo visto inasprirsi anche i conflitti.
ecco, era per dare un ulteriore elemento di riflessione sulla rotondità. L'energia è veramente una questione centrale di come vogliamo ricostruire un futuro migliore, che punti sulla, appunto, sulle energie rinnovabili, quindi tutte le nuove tecnologie, adesso dal fotovoltaico all'eolico, al solare galleggiante, a tutto quello che c'è, un tema sull'idrogeno adesso, ad esempio, sulla mobilità, ma non lo deve fare soltanto, diciamo, nei grandi impianti, deve fare uno sforzo di capillarità. Guardate, per anni in questo paese, che pure ha un settore, diciamo, di aziende molto innovative, no? Ci sono dei rapporti interessanti che ci raccontano quante e quanto attive siano e quanto siano state più resilienti durante le crisi le aziende che investono nell'economia verde, per così dire. Ecco, sappiamo pure però che qui il tema è come, diciamo, avere una transizione che non lasci indietro nessuno, e cioè una giusta transizione la chiamano, cioè come facciamo a rendere conveniente questa svolta anche per le fasce più fragili? Per anni abbiamo avuto ostacoli, dicevo, in questo paese alla produzione, autoproduzione e distribuzione anche di energie pulite e rinnovabili. Recentemente un decreto, mi sembra, del Ministero dell'Ambiente ha sbloccato in modo importante e significativo quelle che sono, ad esempio, le comunità energetiche, no? In Emilia-Romagna vogliamo fare una legge specifica regionale sulle comunità energetiche, e a questo ci siamo impegnati nel seno di un patto che abbiamo chiamato il Patto per il Clima e per il Lavoro, che abbiamo firmato qualche settimana fa con tutte le rappresentanze istituzionali, le organizzazioni di impresa, i sindacati, il terzo settore, ma anche per la prima volta Legambiente, proprio perché sappiamo che la migliore strategia sulla transizione non funzionerebbe se non emerge da uno sforzo condiviso in cui ogni attore sociale fa la sua parte per raggiungere ambiziosi obiettivi che, nel caso del nostro patto, tengono dentro anche l'obiettivo di arrivare al 100% di energie pulite e rinnovabili entro il 2035. Obiettivo sicuramente alto, ma a questo abbiamo voluto puntare. Poi dovremo costruire una strategia di decarbonizzazione che ci porti lì passo per passo, stabilendo anche i target intermedi, gli investimenti che ci servono, utilizzando le risorse del Next Generation EU, le risorse nazionali e regionali che decideremo di investire in questa direzione. Ecco, questo era un po' per dare una cornice, e chiuderei dicendo questo. È molto interessante, non voglio dare degli spoiler, perché poi siamo qui anche perché lo leggiate voi il libro direttamente, ma a me ha colpito molto questa ricostruzione sul ruolo del petrolio nella storia del Novecento, su come ha inciso anche sulla politica, sul tema dei conflitti. Pensiamo alle fluttuazioni che ha avuto il petrolio, il prezzo del petrolio anche recentemente, a un certo punto arrivando addirittura a sotto zero. Questo ci deve fare molto riflettere su quanto ci convenga invece transitare insieme verso altre forme che non producono l'impatto devastante sull'ambiente che le fonti fossili hanno purtroppo prodotto e continuano a produrre. I nuovi obiettivi europei del raggiungimento del 55% di emissioni in meno entro il 2030 sono un altro step per niente scontato di quello che ci circonda. Chiaramente a tutti i livelli di governo bisognerà riorientare le politiche a questi importanti obiettivi. Chiudo su questo, altri spunti che lancio anche a Valeria stessa e Emanuele. La centralità del Mediterraneo, che mette bene a fuoco nel libro, ma anche alcuni rischi che una transizione che sta già avvenendo, ha ragione Valeria Termini, sta già avvenendo, ma se non governata da adeguate politiche rischia di aumentare i divari e le diseguaglianze. Fa l'esempio delle miniere, e poi sicuramente ci tornerà lei in modo più puntuale, però fa l'esempio delle miniere, fa l'esempio del rischio che si creino di nuovo oligopoli, come è stato, no, nel caso delle fonti fossili. E quindi a noi sta anche di costruire quella governance che possa garantire che la transizione vada a beneficio di tutti e soprattutto delle fasce più esposte e più fragili ai cambiamenti climatici. Diseguaglianze clima, chiudo su questo, sono estremamente connessi. Basti pensare al fatto che chi sta pagando più alto il prezzo dei cambiamenti climatici in corso sono i paesi, come i paesi in via di sviluppo, che hanno meno contribuito a produrli, così come nei nostri confini chi sta pagando più alto il prezzo sono coloro, lavoratrici e lavoratori, che non possono scegliere dove vivere, dove lavorare o quale aria respirare. Quindi sta a noi, in questo ci dà un grande richiamo questo libro, alla politica che si impegna anche nella società, di accompagnare questa transizione con i giusti strumenti e soprattutto affinché possa migliorare la qualità della vita delle persone e del pianeta e anche la qualità del lavoro. Grazie Eli, molto molto bene. Sentiamo adesso Emanuele Felice, già prima l'ho presentato, docente
di economia politica e però anche un'importante responsabilità politica, perché è responsabile delle politiche economiche del Partito Democratico. Prego Emanuele, a te la parola. Microfono, microfono Emanuele, microfono il tuo, è yes, spento. Eccoci. Grazie, grazie Ferruccio, grazie a voi, grazie per darmi l'opportunità di discutere di questo bel libro di Valeria e di temi così importanti con voi, con Ellis Klein. Di cosa parla il libro? Ellie ve l'ha già accennato, il libro parla di una terza rivoluzione energetica in atto e degli impatti, dell'impatto, parla di vari impatti, però in particolare io penso il tema interessante dell'impatto geopolitico che questo, che questa rivoluzione ha sugli assetti mondiali. E bisogna insomma avere in mente, avere ben chiaro che stiamo parlando di cose possibili e reali, almeno a guardare la storia. La prima rivoluzione energetica è stata quella del carbone, che è durata tra il 700 e la prima guerra mondiale. E insomma vorrei ricordare che nella rivalità tra la Germania e la Francia, che poi è culminata nei massacri della prima guerra mondiale, c'era al centro il controllo di una regione, di una regione centrale dell'Europa dove c'erano il ferro e il carbone. E la seconda rivoluzione energetica è quella che di cui viviamo adesso la coda, ed è quella che conosciamo tutti, il petrolio. Nel libro di Valeria vengono richiamati gli assetti, l'importanza del petrolio per gli assetti geopolitici mondiali, quelli del Medio Oriente sono noti a tutti, ma si potrebbe aggiungere che già nella Seconda Guerra Mondiale, la Seconda Guerra Mondiale è in un certo senso guidata come si svolge dalla ricerca da parte delle potenze dell'asse che non avevano il petrolio di risorse petrolifere. L'attacco a Stalingrado su Volga era per prendersi i pozzi petroliferi di Baku e così sconfiggere l'URSS. L'attacco giapponese a Pearl Harbor era perché il Giappone voleva espandersi nelle isole asiatiche, in Indonesia in particolare, che avevano il petrolio e non poteva farlo finché c'erano gli Stati Uniti in campo. Ma anche dopo, nel fallito tentativo di Gorbaciov di riformare l'URSS, c'è la sua sfortuna che nei suoi anni il prezzo del petrolio declina e quindi l'Unione Sovietica di Gorbaciov, che esportava il petrolio, si trova con una diminuzione delle entrate e delle risorse per poter fare le riforme che Gorbaciov aveva in mente. C'era stato il controshock petrolifero del 1985, sono proprio gli anni di Gorbaciov. E questo per dire di quanto, come giustamente richiamato anche Ellie, l'energia sia importante, sia un attore fondamentale per capire quello che succede nel mondo. E qual è la tesi a questo riguardo del libro di Valeria, che è molto interessante? Che questa terza transizione energetica o rivoluzione energetica favorisce la Cina e alcuni paesi africani, peraltro già molto legati alla Cina, perché la Cina ha il controllo delle terre rare, che sono una serie di minerali rari, particolarmente importanti per la costruzione degli impianti di energie rinnovabili, quindi sono energie e sono fonti energetiche diffuse, la cui però produzione tecnologica si trova concentrata in Cina in particolare. E semmai poi favorisce un pochino l'Eurasia, perché l'altro asse portante di questa rivoluzione energetica è il metano e il gas, che è molto meno inquinante rispetto al petrolio, e questo si trova soprattutto in Nord Africa e in Asia centrale, quindi è tra l'Europa e la Cina.
Quindi tutto questo svantaggia gli Stati Uniti, che invece erano molto avvantaggiati con il petrolio, perché era un paese che aveva il petrolio. Infatti, in certo senso, non solo con questo, però sicuramente nell'ascesa degli Stati Uniti del XX secolo c'è anche il petrolio che avevano in proprio, a differenza dell'Inghilterra, che hanno in proprio e che poi, come noto, con le politiche in Medio Oriente in qualche modo controllano almeno per lungo tempo. Quindi questa terza rivoluzione energetica rafforza sicuramente la Cina e può essere anche un'occasione di rafforzamento dell'Europa, se l'Europa sa sfruttarla. E se l'Europa sa sfruttarla, sicuramente adesso nella svolta della europea rappresentata dal Next Generation EU, dalla nuova presidenza europea, c'è un impegno molto forte dell'Europa sulle energie rinnovabili, sull'idrogeno anche, riguarda la Francia, la Germania, riguarda in parte anche l'Italia, i programmi che sono stati messi in campo su questo, sulla svolta dell'idrogeno, e quindi l'Europa si sta attrezzando per questo cambiamento, mentre giustamente Valeria Termini nota come gli Stati Uniti di Trump in particolare, ora vedremo quelli di Biden, su Biden sono ottimista su questo, però sono sicuramente rimasti indietro in questa sfida energetica. Ora, peraltro noi, Valeria pone molto bene questa transizione energetica in prospettiva rispetto al passato, possiamo mettere in prospettiva anche rispetto al futuro. Probabilmente fra 30-40 anni l'energia, ci sarà una nuova rivoluzione energetica fondata sulla fusione nucleare, per la quale tra l'altro l'Europa sta già investendo molto, ma questa ci sarà presumibilmente a partire dal 2050 in poi. Nel frattempo, in questi 30 anni che ci aspettano, noi vivremo questa transizione verso il rinnovabile, verso il gas metano, ed è una transizione che dal punto di vista geopolitico, appunto, non solo rafforza l'ascesa della Cina, la Cina non ha il petrolio, la Cina ha il carbone e ora vuole, appunto, proprio perché non ha il petrolio, a differenza degli USA che hanno indugiato maggiormente sull'oro nero, la Cina, proprio perché non ha il petrolio, ha il carbone, ora sta investendo molto su questo. Quindi rafforza la Cina, rafforza le potenze autocratiche dell'Asia centrale, più la stessa Russia, e in un certo senso quindi pone con maggiore urgenza un problema che noi abbiamo rispetto all'ascesa di questa grande potenza che è la Cina e degli altri stati autocratici che le stanno attorno. E qual è il modo di affrontare, cui secondo me le classi dirigenti progressiste, le forze progressiste dell'Occidente si devono porre rispetto a questo tema, che è un tema che ha come rischio, come appunto accaduto in passato nella storia, Valeria Termini ne parla molto bene ricorrendo alla trappola di Tucidide per spiegare perché Sparta a un certo punto fa guerra ad Atene, che Atene è la potenza emergente, e qual è il rischio? Il rischio è la terza guerra mondiale, ovviamente, tra la Cina in ascesa e gli Stati Uniti in declino, e questo passa anche per la transizione energetica. Ora, qual è il problema che noi come classe dirigente, come forze progressiste e le classi dirigenti dell'Occidente dovrebbero porsi rispetto a questo? Io credo che il tema è, visto che sono comunque l'ascesa della Cina non si può impedire, il tema deve essere quello della democratizzazione di quei paesi, di lavorare per spingere ovviamente dall'esterno affinché ci sia una svolta democratica in Cina, come in Russia, come negli altri stati dell'Asia centrale, ma ovviamente soprattutto in Cina. E perché io
non ho mai visto due stati democratici che si sono fatti guerra fra loro nella storia. Quindi le potenze democratiche tendono a farsi meno la guerra, a differenza di quelle autocratiche o di guerre che possono scoppiare, sono scoppiate tra paesi democratici e paesi autocratici. Quindi la democratizzazione della Cina è un aspetto centrale per far sì che la transizione energetica sia veramente, come tutti auspichiamo, un'occasione di non solo di vivere in un pianeta meno inquinato, ma sia anche appunto un'occasione per di evitare conflitti enormi, nuovi che si pongono all'orizzonte. Allora, io credo che su questo, rispetto all'evoluzione democratica di questi grandi stati, noi abbiamo commesso un errore negli ultimi anni, un'ingenuità, cioè noi davamo per scontato che con la crescita dell'economia quei paesi avrebbero progressivamente adottato anche i diritti dell'uomo, i diritti dell'uomo si sarebbero rafforzati e quei paesi avrebbero avuto un'evoluzione democratica. Mi sono stati scritti decine di saggi su questa presunta evoluzione democratica, dalla fine della storia di Fukuyama ad altri anche prima, di vero, politicalmente, negli anni 70. Dice che basta che c'è una classe media ricca e c'è anche la democrazia. E noi ci siamo cullati su questa illusione. E invece quello che sta avvenendo in Cina, ed è molto preoccupante, è esattamente il contrario. Cioè negli ultimi anni in Cina c'è stata una stretta autoritaria piuttosto marcata, inaspettata, prima che si manifestasse. E noi penso che l'ideologia dominante nell'Occidente, che era l'ideologia neoliberale, che riteneva che l'unica, che bastasse la crescita dell'economia, la crescita del PIL, a risolvere tutti i problemi dell'uomo, sia stata un'ideologia che indirettamente ha legittimato le classi dirigenti autocratiche della Cina, come di altri paesi, per esempio Dubai, gli arabi. E questa è una grande sfida democratica che noi dobbiamo porre. Quindi penso che accanto al tema della transizione energetica, vista anche come strumento di democratizzazione a favore dei più deboli, quello che ha detto Eli su questo è molto vero, noi dobbiamo anche porre il problema di una politica mondiale che metta al centro dell'uomo, che è il contrario di quello che ha fatto Trump, che Trump da questo punto di vista è stato doppiamente fallimentare, che non solo ha chiaramente contribuito a che gli Stati Uniti perdessero terreno su diversi aspetti cruciali rispetto alla Cina, ma non ha neanche posto quello che è il tema principale, cioè i diritti dell'uomo. Penso che adesso l'Europa, insieme all'amministrazione Biden, debba riprendere questo tema e debba riproporlo con forza. E secondo me il libro di Valeria Termini, che parla d'altro ma finisce con porre questi problemi, mi ha ulteriormente rafforzato in questa convinzione. Grazie. Grazie Emanuele, grazie, hai allargato ulteriormente il perimetro della riflessione. La parola all'autrice, Valeria Termini. Ora di Valeria posso dire primo che è la nostra cara amica, collaboriamo tantissimo e spesso nostro ospite, io non posso che ringraziarla di cuore. Poi aggiungo che oltre ad essere professore ordinario di economia politica a Roma 3, è stata anche commissaria dell'autorità per l'energia ed è anche vicepresidente è stata vicepresidente del Consiglio europeo dei regolatori dell'energia. Valeria, a te la parola. Grazie, l'autrice è confusa, ringrazio moltissimo, è confusa per gli apprezzamenti, ringrazio moltissimo davvero Ellie Klein e Emanuele Felice che hanno letto con tanta, e per tutto capelli naturalmente, con tanta attenzione
le mie riflessioni, perché adesso hanno posto i problemi in modo così approfondito, così importante, così esteso. Io in poco tempo, beh, la cosa che mi rende più orgoglioso in questo momento non è tanto il mio passato di regolatore, quanto l'essere stata da adesso, da gennaio, cooptata nelle Nazioni Unite proprio per la COP26 nella Technical Working Group per l'High Level Dialogue sull'energia, e questo mi dà anche, come dire, una spinta. I professori di solito parlano e non fanno, ma mi dà una spinta all'azione politica più ampia, e questo è di gioia. Però, chiusa questa parentesi, voglio subito riprendere alcuni dei temi importantissimi che hanno sollevato Ellie Klein e Emanuele Felice, che davvero ringrazio moltissimo. Allora, il primo, vado con ordine, il primo, Ellie ha parlato della pandemia come esempio, inutile che entriamo nel dettaglio. Ecco, io vorrei, non solo sono d'accordo, tra l'altro, con tutto ciò che hanno detto, tranne una piccola parentesi con Emanuele sulla Cina, ma non solo sono d'accordo, ma penso che la pandemia abbia mostrato la responsabilità dell'attività umana sul cambiamento climatico. Ci sono ancora i negazionisti addirittura. Beh, Trump è stato un esempio terribile, il suo nominato presidente dell'agenzia dell'EPA, l'Agenzia per la Protezione Ambientale Americana, era un negazionista sul nesso causale tra attività umana, non solo industriale, ma e emissioni di CO2, cambiamento climatico e disastri di cui siamo testimoni. Ecco, con la pandemia e il blocco delle attività in senso lato, è interessante vedere che su 33 milioni di tonnellate di CO2 emessi l'anno, pensiamo quanto si sono ridotte, 8 milioni di tonnellate sono scomparsi grazie al blocco dell'attività umana. Quindi c'è stata una riduzione di quasi un terzo delle emissioni di CO2 nell'atmosfera che provocano il cambiamento climatico. Quindi questo, seppur ce ne fosse stato bisogno, è una testimonianza ulteriore del fatto che il capitalismo in questa fase se ne deve fare carico. È uno dei vincoli che hanno, delle vulnerabilità che hanno mosso questa rivoluzione energetica. La seconda vulnerabilità, sempre accennata, richiamata tra le tante da Ellie Klein, è quella del prezzo del petrolio, cioè non solo una vulnerabilità ambientale, ma una vulnerabilità economica, perché è evidente che se l'Occidente si trova in balia di un piccolo oligopolio, di paesi produttori altamente instabili, anche per colpa dell'Occidente, naturalmente, non dimentichiamo, ma non entro nella storia, gli scempi che sono stati fatti prima dall'Europa nel definire i confini del Medio Oriente, e poi pensiamo solo all'invasione dell'Iraq e a altri aspetti di rilievo geopolitico. Ecco, la vulnerabilità dell'economia del mondo occidentale incentrata sul petrolio ovviamente è stata un'altra spinta che ha portato a questa rivoluzione. Non vengono mai da sole le rivoluzioni e le trasformazioni energetiche, e su questo naturalmente non posso che essere d'accordo. Il terzo punto accennato riguarda l'Unione Europea. Io qui sono, forse sono troppo ottimista, come accennava all'inizio Ferruccio Capelli, però trovo una svolta straordinaria dell'Unione Europea, ma non solo per il Green Deal e per gli indirizzi che ha richiamato Ellie, non devono essere richiamati, nel senso che quel fondo di solidarietà, e la parola solidarietà è esattamente opposta a quella della ragionieristico contabile che ha preceduto questo periodo, ma è anche, sono fondi di solidarietà indirizzati appunto a una crescita sostenibile. Qui mi piace il fatto che in questa transizione energetica si scopre che non è più in antitesi, come capitava nel mondo ambientalista, la crescita con la sostenibilità ambientale. Questa è una svolta per noi economisti. Ho in mente i libri che hanno fatto molta eco, come quello di Latouche, che dicevano
crescita zero, la bellezza della crescita zero. Non è vero, non è vero. L'Europa ci dimostra che invece la crescita non solo è fondamentale per molti motivi, però anche quelli che possono, che creano le condizioni per una minore diseguaglianza economica, oltre che economica, ma addirittura non solo la crescita, ma la crescita può essere sostenibile, quindi può essere, come è stato ricordato, una giusta transizione, una transizione che rimette le carte in gioco non solo tra paesi, non solo all'interno dei paesi, ma anche, e questo a me preme sempre molto, sul piano intergenerazionale, perché noi finalmente siamo consapevoli, siamo stati resi consapevoli dalle nuove generazioni del fatto che lasciamo un debito di carbonio insostenibile. Non lasciamo solo un debito pubblico, ma lasciamo un debito di carbonio sostenibile. E a questo punto mi piace richiamare il fatto che proprio nella COP26, la prossima riunione dei capi di governo, che si terrà con la copresidenza italiana e britannica per fare il punto sulla strategia di decarbonizzazione del pianeta, quella, per capirci, dalla quale Trump ha subito tolto gli Stati Uniti e Biden ha subito rimesso, fatto rientrare gli Stati Uniti, prevede una pre-riunione dei giovani, la cosiddetta Youth for Climate, giovani per il clima, e questo è anche un passaggio democratico che io ritengo molto importante, non ho fatto in tempo a citarlo nel libro perché non era ancora realtà, ma è il passaggio da protestatori, tra virgolette, a propositori, perché entrano finalmente in un tavolo istituzionale in cui devono portare delle proposte che saranno globalmente discusse. I due chair di questo tavolo istituzionale sono uno nigeriano, uno un profugo iracheno, bravissimi peraltro, e che stanno conducendo, non è più solo Greta, non è più solo il Friday for Future, ma diventa parte finalmente del dialogo sociale. Qui mi sono troppo diffusa, ma sono i temi che mi hanno evocato, in particolare Ellie in questo caso. Lascio tutto sul Mediterraneo, non posso permettere, è finito il tempo, ma voglio riprendere invece un ragionamento importantissimo che ha fatto Emanuele Felice a proposito della Cina e dello possibile scontro tra Stati Uniti e Cina. Ora, è vero, io l'ho scritto e ho cercato di documentarlo nel libro, la Cina esce, diciamo, quasi egemone da questa rivoluzione energetica, o comunque si rafforza con questo, per due motivi. Per il primo, beh, anche, diciamo, riuniamoli, perché la potenza che controlla l'intera filiera della nuova energia, della nuova generazione di energia. Perché questo? Sono state ricordate le materiali, le terre rare, che sono in Cina per la maggior parte, ma non solo, sono anche in paesi che in modo molto lungimirante la Cina ha controllato in questi anni, con un nuovo colonialismo, noi lo chiamiamo, con un'attenzione alle infrastrutture, per esempio in Congo. Il Congo ha la maggior parte del cobalto, è controllato dalla Cina in questo senso, insomma, e senza entrare nel dettaglio, diciamo, le materie prime, che prima erano petrolio, gas soprattutto, vengono adesso, ma terre rare, minerali pesanti, controllati in larga parte dalla Cina. Ma questo è il primo, la parte a monte. Se noi proseguiamo nella filiera energetica, arrivando fino ai pannelli solari, alle paleoliche, eccetera, vediamo che la Cina è riuscita in questi anni a assorbire e trasformare l'innovazione tecnologica che ha raccolto nel mondo, nel modo più o meno accettabile da un punto di vista di accordi di WTO e di regole di rispetto dei diritti di autore, chiamiamoli, e non mi piace per molti motivi chiamarli diritti di proprietà, ma questo sono, e anche delle regole di fair competition, di concorrenza. Quindi la Cina si trova a essere egemone nell'intera filiera di produzione generazione energetica. Ora, è vero che questo significa
un cambiamento dell'asse del commercio globale, perché non abbiamo più quel piccolo nucleo di paesi di petrolio, Stati Uniti, Europa, non dimentichiamo che gli Stati Uniti sono diventati indipendenti, quasi indipendenti energeticamente col petrolio, con lo shale, quindi è una cosa di questi ultimi 10 anni, prima certamente non lo erano, e just in time per essere superati dalla rivoluzione energetica, io sempre dico scherzando. Comunque, si sposta l'asse e la filiera energetica passa dalla Cina, dall'Asia, come ricordava giustamente Emanuele Felice, attraversa l'Africa e arriva, per poi anche tornare indietro, perché non sono altri passaggi, in Europa e negli Stati Uniti. Ora, questo crea delle ombre, è stato detto, crea delle ombre molto importanti che sono, diciamo, lato senso, quelle dell'oligopolio e della democrazia, no? È giusto quello, condivido quello che diceva Emanuele sulla difficoltà, ci vengono i brividi, sulla difficoltà democratica, pensiamo a Jack Ma, pensiamo a Hong Kong, pensiamo a tutti gli aspetti non democratici che conosciamo di quel paese, e anche, cosa per me quasi peggiore, il ritorno in miniera, perché le terre rare implicano lavoro non protetto, soprattutto dei bambini, nelle miniere africane, per esempio. Tuttavia, io, questa è una sfumatura sulla quale non sono d'accordo con Emanuele, ma tutto il resto mi vede condividere il pensiero di chi mi ha preceduto. Tuttavia, io penso che ancora una volta l'Europa sia davvero in un momento magico e sia stata in grado di esprimere i suoi valori sociali più alti. Allora, noi il 30, forse non tutti seguono dal punto di vista economico questo aspetto, il 30 dicembre, ultimo giorno della presidenza di Angela Merkel, della presidenza tedesca dell'Unione Europea, ci impegniamo in un accordo importantissimo commerciale con la Cina, che si chiama CAI, cioè il Comprehensive Agreement on Investment, ed è un accordo immenso, anche questo prima o poi troverà la sua discussione esplicita, ma è un accordo immenso perché comprende tutti i 25 piccoli accordi bilaterali che i singoli paesi hanno stretto con la Cina nel decennio passato. Allora, in primo luogo è un aspetto che mi piace sollevare come Unione Europea, è la Commissione, e qui io ritengo che Angela Merkel sia in grado in questi casi, anche pur conoscendone tutti i limiti passati, ma sia stata in grado di dare una idea forte all'Unione Europea nei confronti di cosa? Nei confronti della terza potenza rispetto agli Stati Uniti. Allora, se l'Unione Europea riesce a cogliere questo suo ruolo globale, non dimentichiamo che è stato nel programma della von der Leyen, nel fatto riprendiamo una voce globale, il fatto che sia con la Cina e che la Cina non sia democratica non mi spaventa in questo senso, perché non mi spaventa, certo che è terribile, ma questi sono i tavoli sui quali possiamo lavorare. E qui è molto interessante, io credo che Xi Jinping, due cose voglio solo dire per concludere, che Xi Jinping sia un leader naturale estremamente scaltro e estremamente lungimirante. Come è riuscito a stringere un accordo con la Russia facendo precipitare il prezzo del petrolio proprio nel momento in cui Trump lo utilizzava come base sua elettorale, lo stesso è riuscito a stringere un accordo con l'Unione Europea proprio nell'interregno tra tra le elezioni e l'insediamento di Biden. Perché questo? E questo è l'aspetto estremamente scaltro, politico e lungimirante di Xi Jinping. Questo perché c'era un rischio forte che gli Stati Uniti e l'Unione Europea si alleassero in versione anticinese, che è anche comprensibile se vogliamo. Tuttavia, nel dibattito che è nato soprattutto negli Stati Uniti e non da noi, si sono ritirati fuori tutti i temi sulla non democrazia, e ovviamente li condivido tutti, insomma, della realtà cinese di questo momento, tranne una voce isolata di un economista che io stimo moltissimo, che è
Daniel Roderick, che ha fatto notare che in questo caso, americano, che ha fatto notare che in questo caso l'Europa non, come dire, ha due compiti. Il primo di proteggere l'Europa, i valori sociali europei dal dumping, dall'uso che la Cina fa dei non valori che rispetta, per esempio il lavoro sottopagato, per esempio una serie di aspetti non democratici che utilizza. Quindi proteggere i valori sociali europei, ma non di esportarli. Ecco, io su questo è il mio punto più delicato che ho maturato nella discussione di oggi, è che di fatto io non penso che sia esportabile un mondo di valori in un mondo antico, perché stiamo parlando di un mondo, quello cinese, asiatico, molto molto più antico della nostra civiltà occidentale. Ecco, io credo che questa sia un'illusione. Voler democratizzare la Cina non è cosa per noi. Dare una voce all'Europa è cosa importante per noi. E concludo tuttavia con l'ottimismo che non riesco mai a perdere, che è il seguente, che è vero che la Cina non è, cioè che ci sono dei problemi serissimi, ma voglio dire, vogliamo vedere la nostra Europa prima di parlare della Cina, che problemi enormi abbiamo anche all'interno dei nostri confini in termini democratici, intendo, quindi possiamo davvero occuparcene in questo senso. Però il mio ottimismo nasce dal fatto che questa nuova fase del capitalismo vede una, come dire, una contaminazione tra Oriente e Occidente e un contatto tra civiltà così diverse. Ecco, per me il contatto tra civiltà è democrazia, nel senso che necessariamente impone l'ascolto gli uni degli altri. Ognuno con le sue modalità, non illudiamoci sulla nostra capacità di esportare la democrazia, anche perché ci evoca degli esempi molto negativi che ricordiamo dagli Stati Uniti. Tuttavia la contaminazione di città diverse io credo sia di grandissima importanza. E per chiudere con Davos... No, è il microfono, Valeria? Valeria, il microfono? Hai spento il microfono? Mi sono autocensurata, è troppo tardi, è troppo lungo il tempo. Però per concludere con Davos, che è stato evocato da Elie Schlein, io ho sentito l'intero discorso di Xi Jinping, che mi ha profondamente colpito naturalmente, perché uno dice, ma santo cielo, da che pulpito? Tuttavia è una evidente apertura, un'evidente necessità di dare una voce, la chiama multilaterale, bisognerà vedere nelle regole di questo CAI dell'Europa, ci sono regole molto molto importanti sul lavoro, sulla protezione del lavoro eccetera, però insomma anche questo fa capire che i tavoli istituzionali multilaterali potranno portare anche a un confronto di democrazia. Grazie, sono stata troppo lunga. No, assolutamente, assolutamente, per lui peraltro c'è questa tendenza a portare il discorso sulla Cina, di questo dovremmo discutere seriamente, peraltro, adesso non per complicare ulteriormente la discussione, ma fra tutte le cose che a me più colpiscono, parla della Cina e pensare l'obiettivo che ha la Cina con l'intelligenza artificiale entro il 2030, come da questo punto di vista io penso che una categoria che sarebbe opportuno usare per la Cina è quella di tecnocrazia, ma adesso sto complicando le cose, sto andando sempre più lontano, ma colpa vostra, avete portato voi su questo terreno così affascinante ma complesso e impegnativo la discussione. Vediamo di tornare invece alle questioni puntuali del libro. Di solito vediamo se ci sono, chiedo al nostro regista, se ci sono domande su Facebook e su YouTube. Maurizio, non ci sono domande, non ci sono. Allora, io direi che possiamo riprendere fra di noi la discussione in modo semplicissimo. Io chiedo ancora ai nostri interlocutori un flash finale per, dopo aver riascoltato le argomentate esposizioni di tutti, un flash da parte di ognuno per avviarsi verso la conclusione della discussione. A meno che subentrino domande degli nostri ascoltatori, nel qual caso vediamo di riprendere il filo assieme anche a loro. Elli, a te la parola. Per un flash rapidissimo. Grazie Ferruccio, deve essere rapidissimo perché purtroppo ho la mia carrozza che si trasforma in zucca tra due minuti per il prossimo appuntamento. Quindi...
influente. Scusi in anticipo se poi vi dovrò lasciare, ma è stato per me un confronto estremamente interessante, davvero estremamente interessante, e anche che mi ha permesso di imparare molti aspetti e molte sfaccettature, per cui ringrazio entrambi i nostri, i miei interlocutori di questa sera. Forse mi sentirei, ecco, di aggiungere un elemento. Significativa è la svolta nell'amministrazione americana e l'impatto che avrà su alcune delle scelte che prima Valeria richiamava, anche dai primi 16-17, anzi, ordini esecutivi di Biden si vede, no? Si respira una svolta, alcuni dei quali riguardano proprio i temi dell'energia, del frenare l'era di Trump, che era stata tutta un'era all'insegna del negazionismo e del carbon fossile. Quindi sarà interessante capire, rispetto a quello che diceva anche prima Emanuele, che ruolo sceglierà di giocare. È vero che oggi siamo indietro, la Cina ha preso spazio, ha preso molto spazio, addirittura avete parlato di egemonia. L'Europa deve, può recuperare da questo punto di vista. Vediamo che ruolo sceglie di avere anche la nuova America, ecco, questa nuova amministrazione che anche dal punto di vista delle nomine in quelle stesse istituzioni che Valeria ricordava, ha fatto delle scelte diverse. Quindi la mia aspettativa vuole essere alta. Non dimentichiamoci che gran parte del lavoro dipenderà da noi, e in questo non posso che richiamarmi alla preoccupazione rispetto alla fase politica che in queste stesse ore il nostro paese sta vivendo, rischiando di perdere il treno clamorosamente della storia, il treno della costruzione di progetti innovativi che non siano rispolverare i vecchi cassetti, ma siano interpretare la necessità di questa svolta e come accompagnarla dalle diverse direzioni. Tra l'altro, la transizione, lo dice il nome, non la fai dall'oggi al domani, la devi accompagnare, come dicevamo, con risorse, con formazione e riprofessionalizzazione di lavoratrici e lavoratori di interi settori, quindi va accompagnata con risorse, con volontà politica e con tutti gli strumenti, anche puntando all'accrescimento delle competenze, alla ricerca, alla tecnologia che possano accompagnare in tutti i settori questa svolta. Penso al tema dell'agricoltura, dell'agricoltura di precisione, insomma, sono tutti temi che si tengono insieme. Ci serve progettare la ricostruzione a un futuro e ci serve farlo in fretta se vogliamo stare ai tempi che giustamente, insieme alle condizioni che la Commissione europea ha inserito in questo piano. Io devo dire che le condizionalità non sono tutte negative, veniamo da una storia lastricata di errori, ma sono condizionalità, ci sono condizionalità importanti e positive come quelle che abbiamo discusso questa sera, che possono incentivare e accompagnare questa svolta nella giusta direzione. Quindi l'augurio, l'auspicio è che si vada in questa direzione. Sul tema di prima concordo con quello che diceva Valeria, aggiungo un punto però: la competenza sul commercio internazionale dell'Unione Europea, che ha conosciuto fasi politiche alterne anche in questi ultimi anni, parlo in questo caso da ex europarlamentare, potrebbe giocare un ruolo maggiore, no? Nel senso che bisogna tenere un compromesso alto, che in quella discussione, come tu dicevi prima, non esportare ma proteggere anche il livello di ambizione che ci diamo. Allora è chiaro che lì un tema di come ti poni verso i tuoi partner internazionali e commerciali, e in quella discussione devi far valere la condivisione di questi obiettivi, questa svolta. È lì la vera sfida, una nuova frontiera di impegno per l'Europa, e in questo l'avvicendamento dell'amministrazione americana, secondo me, e con il reingresso in Parigi, ci aiuta. Poi è tutta da puntellare, da realizzare giorno per giorno, perché anche nella discussione dei grandi accordi commerciali negli ultimi anni, purtroppo, sia sul tema della tutela del lavoro che sul tema della sostenibilità e delle valutazioni dell'impatto economico, sociale e ambientale insieme, devo dire che l'Europa è stata, diciamo, meno coraggiosa verso i suoi interlocutori esterni di quanto non lo sia stata invece ferma in questa nuova svolta importante e straordinaria che abbiamo raccontato. Quindi grazie davvero di questa stimolante riflessione. Corro nella mia carrozza che si trasforma in zucca e vi ringrazio e vi lascio continuare. Grazie a te, Eli. Buona continuazione. Ciao, grazie mille. Ciao. Bene. Grazie, Eli. Emanuele, a te di nuovo la parola. Tu cioè, hai specificato questo affascinante. Magari, come anche Eli, anche molto il tuo sguardo storico, quindi prego. No, Valeria ha richiamato anche hanno richiamato anche un tema di diritti sociali delle persone che lavorano, dei minatori, dei bambini minatori, addirittura delle terre rare. E, ma più in generale, deve essere chiara una cosa:
sia la transizione energetica, sia il rapporto che dobbiamo avere con la Cina e l'evoluzione che può avere la Cina, non sono cose meccaniche, sono cose in cui il policy maker, come si dice, quindi i singoli governi, la politica, le forze politiche in Occidente come in altri paesi possono giocare e devono giocare un ruolo molto importante. Per esempio, la transizione energetica verso l'elettrico, per esempio verso l'auto elettrica, che è conseguenza di questo, in parte, insomma, comporta un investimento pubblico consistente per compensare i perdenti di questa transizione. Per esempio l'elettrico, l'auto elettrica ha molte meno componenti dell'auto che va dell'auto a benzina, quindi quindi richiede meno addetti, meno occupati, e in generale, ma questo però l'Europa l'ha capito abbastanza. L'Europa ha capito che deve fare politiche keynesiane, il Green New Deal è quello, e le politiche keynesiane espansive sulla transizione energetica sono questo, e per rendere anche questa transizione accettabile ai più, perché poi le democrazie hanno anche questo aspetto, diciamo, che poi il governo delle democrazie è scelto dagli elettori, e se appunto una transizione energetica che ha anche dei costi nell'immediato non viene vista di buon grado dagli elettori, si può rallentare o può funzionare male. Però l'Europa di adesso questo lo sta comprendendo abbastanza bene. Valeria è ottimista su questo, ma diciamo che è una partita politica aperta che ci stiamo giocando, che abbiamo aperto, e per dire che però deve esserci la comprensione politica su questo, come deve esserci sul versante degli Stati Uniti da parte di Biden con il Green New Deal. Quindi c'è un ruolo politico sui temi della politica economica interna attivo, e allo stesso modo ci vuole nel rapporto della questione dei diritti umani in Cina. Forse può essere illusorio, però bisogna provarci. Del resto, sistemi democratici in Asia esistono, c'è in India, c'è in Giappone, lì c'è voluto una guerra mondiale, diciamo, però in Giappone oggi è un paese democratico, anche se non proprio brilli, però è un paese democratico. La Corea del Sud è un paese democratico, Hong Kong, pienamente cinese come cultura, però è una grande città che è governata dall'Inghilterra per molto tempo e oggi democratica e vuole restare democratica. Quindi noi ovviamente possiamo fallire, però tentare di giocare, cioè giocare la partita anche su quel livello, dobbiamo tentare, questo penso. Grazie. Bene, bene, bene. Grazie Emanuele, molto interessante il tutto. Valeria. Io non ho nulla da dire se non dire che hai ragione Emanuele. Certamente la transizione va governata e non si rinuncia ai valori della democrazia, penso a quelli europei del Trattato di Lisbona, la connessione inscindibile tra dignità della persona e diritti sociali collettivi. Penso solo che la Cina è un grandissimo paese e noi dobbiamo fare i conti anche con questa potenza, naturalmente, ma ovviamente sono d'accordo con te sul fatto che non si rinuncia. Ma per dire che Trump invece aveva rinunciato a queste cose, questo ovviamente è stato un problema. La fase nuova e dobbiamo giocarla. Hai assolutamente ragione, Trump. La transizione va governata e noi siamo molto diversi, molto lontani. Io voglio solo ringraziare moltissimo Emanuele Ferruccio e anche Eli Contumacia. Bene, bene, bene. Posso solo aggiungere una cosa? Grazie a te, grazie a voi. Solo una cosa, che è bello questa, come l'ottimismo di questo incontro, che proprio contrasta, come dire, con
è come un clima molto complicato in cui ci troviamo, insomma, nel mezzo, come dire, di una crisi politica al buio, insomma, tutto ciò è evidente, insomma, mi piace sottolinearlo, perché quando le cose si affrontano da un'angolatura giusta si riesce a estrapolare processi dinamici interessanti. Però in questo momento c'è una domanda, ci riserviamo ancora la possibilità di rispondere, vediamo se il nostro editor ce la dà. Ci dai la domanda? La vede, sei in grado di leggerla, Valeria? Salve, per una curiosità, non sono un esperto di politica, mi occupo di ingegneria aerospaziale. Secondo voi la corsa alla conquista dello spazio, penso ad esempio a Elon Musk, avrà impatto sugli... Non leggo più. Gli equilibri geopolitici futuri, anche dal punto di vista delle disponibilità, utilizzo delle risorse energetiche in un futuro più distante. Chi risponde? Io dico una parola. Io dico che stiamo cercando al momento. Prego. Vado io? Ah, scusa, no, stava parlando Emanuele, ma insomma, dico in una parola che stiamo cercando la nuova scoperta dell'America nello spazio, questo è sempre una possibilità che però io non vedo in questo momento. E in fondo, e a me piace ricordare Musk per un'altra cosa, perché ha dato un premio di 100 milioni di dollari adesso, l'altro ieri, no, ha offerto a chi, in modo molto più pragmatico, se vogliamo, rispetto all'idea dello spazio, che pure Musk sta cavalcando, a chi al migliore progetto per la carbon sequestration, cioè per il sequestro e la cattura della CO2 nella generazione di energia. Quindi tutto sommato la risposta è viva, questi visionari in qualche modo partecipano sullo spazio. Diciamo che non sono competente, tocca a Emanuele, che è più competente di me. Emanuele, prego. Eppure non sono competente, però insomma, per quello che so, penso che non avrà un impatto a breve. Adesso ce l'ha perché i satelliti servono ovviamente i sistemi satellitari per scambiarsi comunicazione e per guidare i missili, però la vera conquista dello spazio, intesa come la conquista dell'America, si avrà più tardi. Peraltro la fusione nucleare darà una spinta importante su quello, però se ne parlerà forse nella seconda metà di questo secolo, diciamo. Adesso sono cose che andranno in un'altra epoca, nella quarta rivoluzione energetica. Per essere ottimisti, Musk ha prenotato una possibilità di essere... Sta arrivando, a proposito di ottimismo. Bene, bene, francamente è un ringraziamento vivissimo a Valeria, Emanuele, Eli che ci ha già lasciato. Abbiamo avuto una bella e interessante discussione, il libro lo meritava, lo ricordo, Energia di Valeria Termini. Questo è il libro che abbiamo discusso, grazie di cuore ancora a Valeria e Emanuele. Arrivederci al prossimo. Ciao, grazie Ferruccio. Grazie a voi. Ciao.